Siamo qui davanti alla chiesa di San Paolo Maggiore, al centro storico qui a Napoli, in attesa di Sua Altezza Reale, Don Pedro di Borbone, Due Sicilie. Seguite il servizio. Siamo in compagnia della Casa Reale Borbonica, Don Pedro e Don Jaime. Stamattina veramente un grande privilegio per noi poterli intervistare. Non vogliamo parlare di nulla se non di una cosa, di un evento importantissimo che però porta alla ribalta la famiglia Borbone. Il Napoli ha guadagnato il campionato di football, di calcio, e sullo stadio Maradona è apparso uno scudetto gigantesco che occupava tutta la curva B, con al centro, anziché la bandiera, il simbolo del Borbone. Questo legame veramente virulento che c'è nei napoletani, quanto vi fa fischiare le orecchie, quanto vi ama il popolo napoletano. Dejemos que la gente joven hable. Parlo io in nome del mio padre. Noi siamo legatissimi a Napoli, i napoletani sono legatissimi alla città, al calcio e al Napoli, e pensiamo che per loro è una formula per ricordare tutte le cose che hanno stato fatte in questa straordinaria città e il legame che la nostra famiglia ha avuto con quella. Penso che è una forma di ricordare quell'epoca magnifica dove Napoli era la terza città più popolata d'Europa, una delle città più importanti nel mondo e continua a essere questo legame. L'unica cosa che mi dispiace veramente è che noi eravamo qui alla fine d'aprile e siamo qui questo giovedì, non il giovedì scorso, che avrebbe stato molto molto più divertente, ma magari torneremo per il 4 di giugno. Va bene, siete gentilissimi, siete veramente formidabili e vi assicuro che non è una cosa antica. Il ricordo di Borbone è sempre vivo, quotidianamente, nella vita di quasi tutti i napoletani, della gran parte dei napoletani. Sta continuando questo straordinario tour, questo giro importantissimo di Don Pedro di Borbone, qui all'Archivio Storico di Stato, dove è stata esposta e visitata questa meravigliosa corona, riproduzione della corona di Carlo di Borbone, periodo 1734. Noi siamo ancora in giro insieme a tutto lo staff, ma soprattutto a tutte le personalità arrivate dalla Spagna. Continuate a seguire il nostro servizio.